legame c'è tra astrologia e psicologia? Ma soprattutto, quali sono le caratteristiche psicologiche di ogni segno zodiacale? Dottor Freud, buongiorno, come sta? Tutto bene? Ah, mi fa piacere. Io sto girando ora un video sull'astrologia e la psicologia. Non posso? In verità la maledizione di Freud mi sta perseguitando perché è la terza volta che giro questo video. Era programmato per inizio gennaio, doveva essere un video unico, poi ho pensato, è un argomento vastissimo, farò ben 13 video. Questa è la prima motivazione che ha fatto ritardare il mio ritorno sul canale. La seconda motivazione, stupenda, sono diventato un papà di una bambina bellissima. La più bella, la più brava, la più intelligente, proprio bella, mamma mia. Sono innamorato. Stando ai ritmi di questa nuova programmazione, ho rallentato un po' la produzione di questi 13 video. Perché 13? Uno come introduzione propedeutica agli altri 12, dove in ognuno di questi video descriverò le caratteristiche psicologiche. In ognuno di questi video descriverò le tipologie psicologiche di ogni segno zodiacale. Ma andiamo con ordine. Partiamo dal principio e immergiamoci all'interno dell'immaginario astrologico. Cosa sono le stelle? Alziamo gli occhi al cielo e ci domandiamo: cosa sono le stelle? Cosa sono se non un invito continuo ad espandere i confini della nostra immaginazione, i confini della nostra ricerca, i confini del domandarsi chi siamo, qual è il senso della nostra vita? L'astrologia è una delle prime, archetipiche e primitive forme di psicologia dell'essere umano. È una forma dell'immaginazione, è un linguaggio metaforico ed è per questo che è un prototipo di psicologia. In questo video scopriremo che cos'è l'astrologia dal punto di vista psicologico immaginale, le origini e la storia dell'astrologia, il legame che c'è e che c'è stato tra psicologia e astrologia. Freud, perdonaci, ma so che puoi capirci. E infine come parlare di tipi psicologici zodiacali che andremo a vedere nei prossimi 12 video. La psicologia in realtà sempre ha avuto un occhio di riguardo nei confronti delle immagini del cielo, così come delle immagini dell'inconscio. Sì, perché per descrivere la nostra psiche noi abbiamo tre possibilità principali. La prima è descriverla nel qui ed ora, nel presente, nel concretismo. E queste sono forme di psicologia come ad esempio la cognitivo-comportamentale o la Gestalt. Un'altra forma di psicologia è quella classica psicoanalitica di andare all'interno, nel mondo infero, nell'inconscio e vedere le immagini delle profondità. Una terza forma per conoscere se stessi è quella di alzare gli occhi al cielo e proiettare ciò che abbiamo dentro fuori, guardare tra le stelle ciò che siamo. Come dice Thomas Moore in Pianeti Interiori, l'astrologia ci permette di immaginare, è un continuo espandersi della nostra immaginazione e noi ci conosciamo attraverso l'immaginazione, attraverso la fantasia, il pensiero, l'intuizione e le sensazioni. Così come è oscuro il nostro mondo interiore, è oscuro il cielo sopra di noi. E sono soltanto dei piccoli punti di riferimento che ci permettono di conoscere l'immensità del mistero che sta sopra le nostre teste. Ad esempio, per riportarlo al mondo infero, al mondo inconscio della psiche, i punti di luce sono i sogni, i lapsus, le difese psicologiche, le parole, il linguaggio non verbale. Questi sono tutti piccoli punti di luce che noi abbiamo per accedere al mondo inconscio. Allo stesso modo, le stelle possono essere dei punti di luce per accedere all'oscurità della psiche. Una parte della psicologia di oggi ha il grande pregiudizio della scientificità della psicologia. E questo è un po' quello che io chiamo il complesso di Freud, sì, perché Freud, soprattutto all'inizio della sua carriera da psicoanalista, aveva paura di tutto il mondo del mistero e dell'occulto e voleva in modo ossessivo che la psicologia fosse una scienza. Questo fino alla fine della sua carriera, fino a quando si ribaltò un po' il suo modo di vedere la psicoanalisi, che divenne più letteraria, più umana, e la paura di Freud si trasformò in una paura di essere inglobati dalla scienza, che la psicoanalisi fosse cancellata, spazzata via dal modo scientifico di vedere i problemi dell'essere umano. In particolare Freud aveva paura dell'uso degli psicofarmaci, dei farmaci che avrebbero totalmente cancellato, secondo lui, il rapporto dell'uomo
con la psiche, ma questo sappiamo che non succede, non può succedere, non accadrà mai. Per fare psicologia dobbiamo essere disposti a guardare oltre il metodo scientifico, metterlo da parte. Molto carina ad esempio un episodio che racconta Luciana Marinangeli in Risonanze Celesti, l'episodio del 186 contro i 187. Cosa significa? Nel 1975, sì, 186 scienziati vennero chiamati per dichiarare pubblicamente la loro disapprovazione nei confronti dell'astrologia. Di contro ne furono chiamati 187, ovvero uno in più, per dichiararne invece l'efficacia di questa pseudoscienza. In fondo, affermare che l'astrologia non ha alcuna utilità e validità dal punto di vista scientifico equivale ad affermare che l'astrologia invece ha una validità netta e concreta nei confronti della conoscenza dell'essere umano. Sono due posizioni estreme e fondamentaliste. La verità, come sappiamo, sta nel mezzo, sta nel metaxio, sta nel mondo delle immagini. Quindi dal punto di vista psicologico noi prenderemo l'astrologia come un potente mezzo di immaginazione, di fantasia, un potente linguaggio metaforico attraverso cui ci possiamo conoscere. Dottor Jung, buonasera, dottor Jung. Sì, lo so che lei utilizzava tantissimo il tema natale all'interno della, proprio della terapia con i pazienti. Sì, ho parlato anche con Freud, è un po' pesantino su questo argomento. Per parlare della storia dell'astrologia utilizzeremo il planetario di Alfredo Cattabiani, un grandissimo studioso della storia delle religioni, del simbolismo e della tradizione popolare. In principio l'astrologia nacque in Mesopotamia, tra i Sumeri. Osservare il cielo per i Sumeri significava osservare la volontà degli dei. Gli dei si trovavano al di sopra delle nostre teste, nell'oscurità degli astri, e ci inviavano messaggi attraverso le stelle. L'astrologia però, per come la conosciamo, nacque non prima dell'VIII secolo a.C. in Mesopotamia. Prima di questa data, l'astrologia era una divinazione astromantica, ovvero un modo di predire il destino, il futuro delle persone. L'astrologia mesopotamica tra il 600 e il 500 a.C. piange. Devo andare a salvarla, super papà. Stavo dicendo che l'astrologia mesopotamica tra il 600 e il 500 a.C. approdò anche nell'antica Grecia, grazie a Talete di Mileto. La prima descrizione sistematica delle costellazioni fu di Eudosso di Cnido, tra il 400 e il 300 a.C. Gli antichi greci, ma anche i latini, presero queste descrizioni delle stelle e le tradussero in dei. Nella cultura greco-romana gli dei pianeti correvano nella fascia di cielo chiamata zodiaco, perché veniva chiamata così, appunto, etimologicamente, zoon, animali. Tutti i simboli presenti all'interno di quella fascia erano prettamente animali. Solo successivamente furono introdotti anche simboli di oggetti e di cose, ad esempio la bilancia, ricavata dalle chele dello scorpione. Ogni costellazione, ogni pianeta, cominciava a acquisire, grazie alla descrizione mitologica, un carattere ben preciso. Nel corso del tempo si svilupparono due filoni principali, che a volte erano paralleli, a volte si intrecciavano, di interpretazione astrologica: l'interpretazione divinatrice e quella genetliaca, ovvero legata quindi alla nascita, al tempo e al modo di essere. Durante il Medioevo ci fu una crisi della cultura astrologica, un po' per la cultura religiosa cristiana, che addirittura nel 1596 mise nell'indice dei libri proibiti i libri astrologici, e un po' per l'avvento dell'illuminismo, del metodo scientifico, della cultura scientifica. Il rinascimento all'interno della cultura occidentale dell'astronomia e dell'astrologia fu grazie anche all'avvento della cultura araba. Nel Novecento il linguaggio dello zodiaco è tornato in auge grazie ad alcuni filosofi, ad alcuni poeti, ad alcuni psicoanalisti, ma dobbiamo sempre stare attenti a non cadere nella cultura pop divinatoria. Io dal punto di vista psicologico sono interessato prettamente alla descrizione caratteriale e al linguaggio metaforico immaginale che ci offre il mondo del cielo. Dottor Ferenzi, buonasera. Sì, lo so, lì è l'astrologo di corte della psicoanalisi. Fin dai primi passi la psicoanalisi è stata a stretto contatto col mondo del cielo stellato. Ci sono diversi psicologi che si sono avvicinati al mondo dell'astrologia. Scopriamone alcuni.
Sigmund Freud, mamma mia come l'ho detto, Sigmund Freud, padre della psicoanalisi, l'Ubermensch della psicoanalisi, aveva un rapporto dualistico con la psicologia, in particolare con tutto il mondo dell'occulto. Da una parte ne era attratto, giocava ai tarocchi, analizzava i ritmi del ciclo di vita, quindi delle ricerche molto simili a quelle astrologiche. Consultava, grazie anche all'ungherese Sándor Ferenczi, la pizza di Berlino. Sembra che io abbia detto pizza, non la pizza di Berlino, la pizia, l'oracolo, la sacerdotessa di Berlino, anche perché a Berlino penso che la pizza sia pietosa. Mentre all'inizio della carriera Freud aveva paura del mondo dell'occulto, delle metafore, dei simboli, dei miti, alla fine della carriera aveva paura del mondo scientifico che potesse invece inglobare la psicoanalisi. Quindi il rapporto di Freud con le immagini mitologiche fu sempre ambivalente. Jung, a 36 anni, scriveva a Freud: «Di sera sono molto impegnato con l'astrologia. Sto facendo dei calcoli di oroscopi per rintracciarvi un certo grado di verità psicologica. Fino ad ora ci sono alcune cose strane che a lei, sicuramente, devono sembrare incredibili». Per Jung l'astrologia è di fondamentale importanza per lo psicologo, perché permette di capire parti della psiche dell'altro che altrimenti non sarebbero accessibili, ed è basata su due dinamiche psicologiche, la proiezione e la sincronicità. In visione affermava: il fatto che proiettiamo qualcosa sulle stelle significa che possediamo qualcosa che appartiene anche alle stelle, facciamo veramente parte dell'universo. Soprattutto nella cultura pop si pensa che gli astri influiscano direttamente, causalmente, in maniera causale, la vita delle persone. In realtà Jung ci fece scoprire che il modo causale di guardare la realtà non è l'unico, ci esistono diversi modi, tra cui quello sincronico. Che cos'è una sincronicità? È un principio di nessi acausali. Ora è tutto più chiaro. Consiste in particolare in un legame tra due eventi che avvengono in contemporanea, connessi tra di loro, ma non in modo causale. Si influiscono a vicenda, ma non appartengono a una linearità temporale. Appartengono piuttosto a un medesimo contesto di significato. Le sincronicità, in sintesi, sono coincidenze significative. E a tal proposito vi suggerisco il libro di l'ho pure intervistato. Di come cazzo si chiama? Robert Hopke. Nulla accade per caso. Link in descrizione. Nei casi di diagnosi psicologiche difficili, di solito faccio fare l'oroscopo per acquisire un ulteriore punto di vista da una visuale completamente diversa. Devo dire che molto spesso ho trovato che i dati astrologici spiegavano certi punti che altrimenti sarei stato incapace di capire. Da tali esperienze ho dedotto che l'astrologia è di particolare interesse per lo psicologo. La grandissima psicologa Marie-Louise von Franz dell'astrologia in Morte e Sogni affermava: le costellazioni astrologiche raffigurano quelli che noi chiamiamo gli archetipi dell'inconscio collettivo. Sono immagini degli archetipi proiettate nel cielo. L'oroscopo della nascita raffigura una particolare combinazione individuale di elementi archetipici, ossia collettivi. La combinazione degli astri nell'oroscopo simboleggia l'essere individuale e dunque il destino spirituale del singolo. Ferenczi fu un grande ricercatore della psicoanalisi, senza pregiudizi, tant'è che a Freud propose anche alcune ricerche sulla telepatia. Ferenczi ama il mondo dell'occulto, non lavora direttamente con l'astrologia, anche se si propone come l'astrologo di corte della psicoanalisi, semplicemente per il fatto che ha un forte legame con questo tipo di mondo. Vuole, tra virgolette, testuali parole, conquistare il mondo del misticismo e dell'occulto. Ernst Bernhard, il primo psicologo analitico in Italia, analista del grandissimo regista Federico Fellini, usava l'astrologia come mezzo per entrare in contatto, in dialogo con le immagini del paziente. Ogni analisi per Bernhard iniziava attraverso l'analisi del tema natale. James Hillman nel 2002 in una conferenza ha parlato del legame tra psicologia e astrologia. Hillman ci parla di due pericoli in particolare nei quali possiamo incorrere quando trattiamo l'astrologia
e sono pericoli che riguardano l'interpretazione letterale. Questi due pericoli fanno sì che l'astrologia possa diventare una fede fondamentalista invece che un modo di conoscere l'essere umano. La prima ha a che fare con il tempo e la chiama interpretazione letterale temporale, ovvero l'astrologia si focalizza su numeri, matematica, calcoli temporali, sulla quantità del tempo invece che sulla qualità del tempo. Questi calcoli matematici bisogna considerarli più come un rituale, una sorta di abracadabra temporale. Incredibile, l'ho detto bene al terzo tentativo. Abracadabra. Il calcolo temporale astrologico è un rituale, una sorta di porta d'ingresso all'interno del mondo delle immagini. In analisi, per esempio, si usano i sogni. Nel simbolismo si usano i tarocchi, ad esempio, le carte per entrare all'interno di un discorso inconscio. L'astrologia utilizza i calcoli come rito di passaggio dal mondo diurno al mondo notturno, dal mondo diurno in particolare al mondo stellato delle immagini. Inoltre, liberandoci dell'attaccamento quantitativo al tempo nell'astrologia, ci liberiamo di un altro grande pregiudizio, che è quello della predizione, della divinazione e quindi del calcolo del destino di una persona. Quando parliamo del destino dobbiamo stare bene attenti e dobbiamo contestualizzare e specificare il discorso sul destino. Ne parleremo in un altro video. Quanti video devo fare? A tal proposito, il secondo errore di interpretazione letterale che mette in evidenza Hillman è quello dell'interpretazione letterale causale, ovvero la credenza che i corpi celesti abbiano una causa diretta sull'essere umano nel modo in cui lo descrive l'astrologia. Perché che possono avere una causa, questo lo sappiamo, ma nel modo in cui lo descrive l'astrologia è un errore di interpretazione letterale. James Hillman in Figure del mito affermava: l'astrologia è un modo metaforico di riconoscere che i governanti della personalità sono poteri archetipici che sono al di fuori della nostra portata personale, eppure sono necessariamente coinvolti in tutte le nostre vicissitudini. Questi poteri sono persone mitiche, dei, e i loro movimenti non sono descritti in matematica, ma nei miti. Io mi sono messo la stessa maglia per dare una parvenza di continuità al video, ma lo sto girando in un'altra epoca storica e i capelli ne sono testimonianza. Veniamo a noi, conclusioni. Diversi psicologi, psicoanalisti, filosofi hanno trattato il tema dell'astrologia soprattutto nell'ultimo secolo. E soprattutto nell'ultimo secolo l'astrologia si sta rimpadronendo del suo posto all'interno dell'immaginazione dell'essere umano. Dal punto di vista psicologico l'astrologia la useremo come un potente mezzo per capire noi stessi. Scopriremo che per ogni segno esiste una dialettica, ovvero esistono più tipologie di quel segno. Ad esempio, esiste un gemelli Castore e un gemelli Polluce. Esiste un leone Erculeo e un leone Apollineo. E così via per quasi tutti gli altri segni. Da oggi, la domenica, una volta a settimana, pubblicherò sul canale un video dedicato a un segno zodiacale, a partire dall'Ariete per finire con i Pesci. Innanzitutto ti invito a guardare ogni video come se un segno fosse una parte di te. Dove sono Ariete? Dove sono Vergine? Che è il segno migliore di tutto lo zodiaco e non sono assolutamente di parte. Dove sono Toro? Dove sono Sagittario? Dove sono Scorpione? In che modo sono quel segno zodiacale? Perché ogni segno zodiacale è una parte della nostra proiezione psichica, quindi ogni segno zodiacale in qualche modo ci appartiene. E inoltre bisogna tenere in considerazione che lo zodiaco è un percorso evolutivo di crescita ciclico che ci descrive perfettamente di come noi iniziamo un qualcosa e la portiamo al termine. In conclusione, se vi è piaciuto il video mettete un like, se non volete perdere tutta la serie di video psicologici sull'astrologia, iscrivetevi al canale e attivate il campanellino delle notifiche. Infine vi chiedo di scrivere nei commenti qual è il vostro segno zodiacale. Alla prossima, ciao! Come per ogni linguaggio metaforico, abbiamo bisogno di un pizzico di follia per capire gli astri. Dobbiamo essere disposti a giocare e a mettere in gioco la nostra razionalità, a metterla da parte. Il cielo, con il suo spazio oscuro, ha sempre affascinato l'uomo che ha visto in quell'oscurità il mistero della vita, il proprio mistero. Le stelle, quei piccoli punti di luce nella profondità immensa dell'universo, sono la guida luminosa che ci permettono di osservare più da vicino chi siamo veramente. Ma per fare tutto ciò
per accedere ai nostri misteri dobbiamo essere disposti ad impazzire. E tu sei disposto ad impazzire insieme a me? Dottor Freud, buonasera, sì, mi dica. No, assolutamente no, non l'ho girato più il video sull'astrologia e psicologia, no. Ma che sono queste cose da magari, da stregoni, no.